Ladies and gentlemen, benvenuti allo show dei record. Siamo a Bari. Non sapevo che è diventato tipo Gerry Scotti. Sì, proprio. Siamo con Davide e il suo, uno dei suoi H24 di distributori automatici, perché Davide, certifichiamo, è entrato nel Guinness World Record perché in 10 giorni hai subito tre furti con scasso, quindi con una montare, che fortuna, con una montare di danni 5.000 euro all'incirca. 5.000 euro, signori, è Guinness World Record. Ma c'è un fatto, Tino, c'è un fatto. Abbiamo delle telecamere che sono boom, top delle telecamere. E quindi che abbiamo fatto? Abbiamo visto cugino. Abbiamo visto chi è? Tutto. Sì. La barbetta, il cappello nero, la fisionomia, tutto. Tuo cugino, è il tuo cugino. È identico a mio cugino, ma non è perché lui è già in carcere. Lui spotta sempre mio cugino perché di famiglia è Mariuolo. E c'è questo problema. Oggi c'è stato un po' di maretta perché l'ultimo l'hai avuto stanotte, sì. La scientifica. Sono venuti qui le impronte e tutto il resto. Le hanno prese. Anche perché si è tagliato. Quindi... Eccolo. Perché loro che fanno? Mettono le mani dentro. Sì. Sì. A rischio proprio. A rischio, e si è tagliato, c'era del sangue, quindi è intervenuta la scientifica per i rilievi. Però il fatto è anomalo. Perché? Interviene la scientifica, fanno le impronte, le analisi, il sangue, tutto il resto, ma noi lo conosciamo. Addirittura. Sì, noi sappiamo come si chiama, sappiamo di dove è originario, sappiamo che abita a Bari. Sapevo che era tuo cugino, parente a te. No, no, non è parente. È parente a te. No, noi, tutte queste cose. No, no, noi lo sappiamo, sappiamo chi è, ma non si riesce ad arrestare. Forse questo è l'occasione giusta. Spero che sia l'occasione giusta, perché non sono l'unico a essere colpito, ma siamo in molti. Un altro collega di Davide qualche giorno fa ci ha chiamato per dire che conosceva l'uomo che andava facendo il Mariuolo degli H24, e abbiamo incrociato i nostri dati, abbiamo già fatto una prima indagine e abbiamo scoperto che è sempre lui. È sempre lui. Quindi non c'è una banda dei distributori H24, no. È lui. È l'unico. È uno, solista. È il solista degli H24, sì. Che speriamo venga assicurato quanto prima alla giustizia. Speriamo, perché comunque le forze dell'ordine stanno facendo il loro lavoro, lo stanno facendo anche bene, però manca l'ultimo... Cioè, lo conosciamo, lo abbiamo visto in faccia, sappiamo chi è. Mancano solo le manette. Non ci è dato di farlo, però se potessimo lo faremmo anche noi. Non è che abbiamo pure il numero di telefono, lo chiamiamo. Ce l'abbiamo anche, sì. Beh, basta. Me, basta. Mo ce ne possiamo andare. Ce ne dobbiamo andare. Chiaro. Ma tu che fai? Resti qui a guardia o... Sì, noi di notte purtroppo stiamo facendo... Fate le ronde. No, non le ronde, facciamo i guardiani ai nostri negozi. Passiamo alla notata in bianco, sì. Ma secondo voi è una cosa normale? Dopo non è facile tornare al lavoro. Ecco perché mi hai chiesto di vederci il pomeriggio. Perché dormivi dormito, la mattina, certo. E lui ha fatto la guardia, certo. Lui fa il guardiano, fa l'imprenditore, fa tutto. Cerchiamo a guardia e ladri. C'è un fatto importante. Un'attività che dà lavoro a quante persone? 12. 12 persone lavorano per la tua, sì, catena di distributori, sì, automatici. No, non uno, due, 12. No. Lui non lo vuoi assumere, lui? Ti serve il 13esimo? Se mi serve. Vediamo, manda il curriculum. Manda il curriculum, mandalo, Tino, mandalo, perché non si sa mai. Il curriculum sicuro, perché con questo uomo non mi fido io. Quindi si tratta di 12 famiglie, sì, che comunque sia subiscono in ogni caso dei danni, perché... Sì. Questo magari ti può spingere a... Si ripercuote sull'azienda, no? Certo. Purtroppo a volte i nostri negozi vengono mal visti, però... Ti dicono a volte. Spesso, sempre vengono, sono stato buono, sì. Vengono sempre mal visti. Però nell'indotto diamo lavoro a tantissime persone. Anche perché in zone come queste vengono riforniti, immaginiamo, anche infatti, più volte al giorno. Certo, certo. Poi ci sono 12 famiglie che non prendono, il reddito di cittadinanza, grazie al mio lavoro. E ti sembra poco, Tino? No, che gravano sulla comunità. Sulla comunità, è chiaro. E invece vengono lasciati così a farsi loro la guardia ai negozi. Quanti ne hai in tutto? 14. Poi non trattiamo solo gli H24, ma anche abbiamo la gestione nelle aziende. Dei distributori automatici. Tino, no, bisogna chiamarlo, perché io voglio avere una risposta dal ladro. Sarà la prima volta, scoop internazionale, che un giornalista chiama il ladro e gli chiede: scusi, ma perché vai a rompere le scatole, a rubare a questi signori che lavorano, si fanno... lavorano sodo. Sì, chi è? Ciao, Antonio sono, buonasera, come va? Antonio chi? Antonio, quello dei distributori H24.
Antonio. Sì. Ti ricordi? Non lo so, non mi dice niente. Ne ripulimmo un paio l'altro giorno, ti ricordi? Mi sa che stai sbagliando persone. Forse sì, non si quello che va a rubare nei distributori H24. No. No, però non ti ho sentito molto sicuro. No, non sono io. Sei sicuro di questo? Sì, sicurissimo. Ah, vabbè. Senti, ti mando una fotografia. Mi dici se sei tu. Va bene. Te la sto mandando, ti mando una fotografia. Dimmi se sei tu, perché qua si sta innescando una situazione molto molto particolare, quasi grottesca. Che vuol dire grottesca, scusi? I confini dell'immaginario umano, dell'immaginario collettivo, nel senso che a me non sembra vero di parlare con uno scassinatore di macchinette di H24 e tu ovviamente dici di non essere uno scassinatore di macchinette H24, giusto? Ovvio. Va bene, aspetta un attimo, un minuto, ti mando una fotografia, dimmi se sei tu. Va bene. È poesia, questa è poesia. Sì. Guarda la foto su WhatsApp, te l'ho mandata come promesso. Sì, sì, l'ho appena vista, non sono io quello. Come non sei tu quello? Io vorrei che scagionarti completamente, anche perché le forze dell'ordine ti hanno proprio il fiato sul collo. E so che non solo le forze dell'ordine ti hanno, diciamo, messo il fiato sul collo, qualcun altro è andato oltre il fiato. Però vorremmo proprio scongiurare il tuo coinvolgimento in questa storia. Va bene. Aspetto la tua fotografia, ci risentiamo così ci salutiamo, magari ci prendiamo anche un caffè nel distributore automatico, ovviamente. Senz'altro, come no?